La prima intuizione di un impiego in Italia di un elicottero per il soccorso e per il servizio antincendio è nata proprio in Campania e venne ad un giovane ingegnere del 54esimo Corpo dei Vigili del Fuoco di Napoli, Domenico Andriello. Fu lui a convincere i vertici e la Direzione Generale del Servizio Antincendio ad acquistare 3 elicotteri dopo che li vide nel 1952 arrivare dagli Stati Uniti d'America. Era così nata la componente aerea dei Vigili del Fuoco. Nel 1954, dopo il completamento dei corsi, il nucleo di Napoli divenne operativo. Dal 12 luglio 1984 il reparto volo della Campania è operativo presso la sede attuale di Ponte Cagnano Faiano, in provincia di Salerno. Oggi il corpo dispone di moderni Augusta Westland, di velivoli ad ala fissa, oltre alla flotta antincendio boschivo di Stato, che comprende 19 Canadair e 6 Ericsson. In una cerimonia ospitata proprio presso la sede del reparto volo dei Vigili del Fuoco della Campania sono stati celebrati oggi 70 anni dall'entrata in servizio dei primi elicotteri di soccorso dei Vigili del Fuoco alla presenza delle massime autorità cittadine ed istituzionali. L'evento si è articolato in una tavola rotonda, la presentazione del libro Il volo dei draghi, ma ha previsto anche un momento di raccoglimento con il ricordo dei pompieri campani, specialisti elicotteristi caduti nell'adempimento del dovere. Un reparto importantissimo per l'operatività dei Vigili del Fuoco. Lo vediamo in tutte le circostanze nelle quali c'è bisogno del loro apporto, del loro contributo. C'è anche la coincidenza che lei diceva. Il 54 è stato l'anno dell'alluvione, più di 300 morti, vado a memoria, nel Salernitano e nei primi comuni della costiera, e i Vigili del Fuoco diedero un contributo straordinario. Ricordiamo quei morti, quelle vittime, ricordiamo anche tutti i morti dei Vigili del Fuoco che non esitano a sacrificare la loro vita per dare aiuto e concretamente portare soccorso alle popolazioni. In tutta Italia, in Campania, uno dei primi nuclei nati, è un'eccellenza nell'eccellenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Celebriamo questo importante componente dei Vigili del Fuoco che abbiamo visto in recuperi eroici in Emilia Romagna e li vediamo tutti i giorni nella lotta agli incendi, nel recupero a persone, dei super professionisti che svolgono insieme agli aerosoccorritori delle attività importantissime a tutela delle persone. Di recente abbiamo finalmente potuto firmare un accordo storico per gli specialisti proprio per evidenziare la specificità e la particolarità del lavoro che fanno. C'è un investimento importante che il governo ha fatto già nella scorsa finanziaria per l'acquisto di nuovi mezzi di soccorso, in particolar modo elicotteri, un investimento di 160 milioni di euro e da qui al 2026 completerà e potenzierà di molto la flotta aeronavigante dei Vigili del Fuoco per fornire un supporto maggiore alle popolazioni e un servizio ancora più penetrante nei territori. Tutta Italia, in Campania uno dei primi nuclei nati, è un'eccellenza nell'eccellenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Celebriamo questo importante componente dei Vigili del Fuoco che abbiamo visto in recuperi eroici in Emilia Romagna e li vediamo tutti i giorni nella lotta agli incendi, nel recupero a persone, dei super professionisti che svolgono insieme agli aerosoccorritori delle attività importantissime a tutela delle persone. Di recente abbiamo finalmente potuto firmare un accordo storico per gli specialisti proprio per evidenziare la specificità e la particolarità del lavoro che fanno. C'è un investimento importante che il governo ha fatto già nella scorsa finanziaria per l'acquisto di nuovi mezzi di soccorso, in particolar modo elicotteri, un investimento di 160 milioni di euro e da qui al 2026 completerà e potenzierà di molto la flotta aeronavigante dei Vigili del Fuoco per fornire un supporto maggiore alle popolazioni e un servizio ancora più penetrante nei territori.